Ciao ragazzi, sono Luca LOL, benvenuto in questo patch rundown. Sono qua col mio caro amico Mordog. Di qua, no, di qua, ok. E sono reduci da un po' di ore di stream, quindi sono un po' stanco, però qua vedremo insieme la patch 12.18, gli highlights ovviamente, e poi vediamo un po' di predictare un po' il meta. Io vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e condividere se vi va, che mi aiuta tanto a crescere. E niente, che ci vediamo in stream tutti i giorni verso le 1 alle 2 su Twitch. Ok, quindi patch rundown. Vediamo un po' i cambiamenti. Io non l'ho ancora vista, quindi è la prima volta anche per me. Allora, traits, i cambiamenti delle traits large, quindi sostanziosi. Vediamo: Dragonmancer nerfato a 6 gli HP e nerfato invece a 8 l'AP. Ok, vediamo se nerferanno anche l'uno o qualcos'altro. Poi, Cannonier nerfati di nuovo a 4 e 6, giusto? Tanto a 4. Corretto secondo me. Mage buffati a 2, 3, scusate, a 5, 7 e 9, penso. Rage Wing nerfati a 6, ok. Ci stanno tutti i cambiamenti che ci stanno. Xayah Comm troppo forte quando è Tshyvana. Ovviamente Dragonmancer 1 nerfato. 4 cani nerfati e Mage buffati, un piccolo buff a Mage che ci sta. Astra, Slave Conqueror. There are no longer breakpoints. And the quality of Astra non increase at every star level. Ok, quindi cambio Astra che non ci sono i breakpoint, non è che devi avere 7 stelle o così, ma semplicemente quando aumenti lo star level aumenta. Poi Shimmerscale, buffano la Crown of Champion, ok, buffano l'inverno, buffano un po' tutti gli item Shimmerscale. Giusto, erano un po' scarsini alcuni item e ci sta questo buff agli Shimmer secondo me. Ah, qua c'è, mettono la tabella degli Astra Upgrade, se vi interessa mettete il video in pausa. Vediamo quando ti possono dare il component. Ah, già da, no, da 7 0%, da 8 stelle, figo. 5% è poco, però ci sta. Quindi, se vi interessa mettete in pausa il video, ovviamente. Ok, vediamo i cambiamenti ai champion. Nerf a Felios. Nerf al danno di Lux, ma buffata la velocità della ulti. Quindi ci sta, un piccolo change. Poi, buffa Kai'Sa. Buono, già era decente, secondo me, però solo il 2. Con degli item specifici. Buffa Wukong, attenzione perché potrebbe venire Wukong reroll in meta. E buffa Zac, ok, questi sono i champion costo 2, 1 o 2 qua, scusate. Poi in 1, 20% threshold damage amplification. Ok. Ah, quindi Nunu farà molti meno danni. Solo il 20% in più del danno che c'è scritto sulla spell, quindi un nerf gigante a Nunu. In generale, soprattutto a Dragonmancer. Poi buffa Zeri ci sta, buffa Volibear ci sta, buffa Zippy ci sta. Tutti che ci stanno sti buff qua. Hai 3/6 cost. Non me ne ha buffato Nomsi, quindi Nomsi viene tenuta così. Poi Mirage, revertono il fatto che non ha più AD, quindi farà anche un bel po' di danno AD. Buffano Shiryu, buono. Buffano Swain, un po' poco ma ci può stare. Buffano Somm, tanto, cioè è un buff grosso, tanto danno in più questo qua. Secondo me buffano Oshin, tanto, perché è il 20% danno in più quando scende. Ci stanno. Avrei buffato anche Siphaen, onestamente, ma magari poi c'è nei change piccoli, non lo so, poi lo vedremo. Magari c'è anche il buff a Siphaen, però. Ci stanno tutti questi buff, diciamo. Nerf alla Swisper, secondo me ci sta anche questo. Ok, Augments. Vediamo, facciamo parlare anche Mordog, che annuisce. Quindi, Cutthroat, buffato giusto, faceva un po' cacchiare. Dragonmaster Conference, lo mettono. C'era nel PBE, non l'hanno messo live, ora lo mettono. Ogni due round, però è un Augment Silver. Va bene. Essendo un Augment Silver, ci sa che sia ogni due round. Come Augment Gold ogni round, forse era un po' troppo forte. Poi Hero in training buffato, visto che comunque nerfano tutti i Dragonmancer, ci sta. Lucky Gloves, buffano, ok. Ok, buffano Lucky Gloves, ci sta, non l'ho tipo mai preso, onestamente. Poi buffano Verdant Veil, ci sta. Nerfano Weakspot, ci sta. E nerfano Ricochet, ci sta. Quindi tutti i change che ci stanno anche questi. Qui ora veniamo ai change un po' piccoli, quindi small change, appunto. Avevo visto di sfuggita Scathecore, viene nerfato a 6. Se trovi Scathecore è troppo forte, onestamente, quindi ci sta il nerf. Poi viene buffata Karma 3, viene buffato Nasus 3, viene buffato Jax. Non lo vediamo se l'ho messo buff. Viene buffato Set 3 e viene nerfato invece Lee Sin. Ci stanno questi piccoli change, secondo me. Karma qua magari sarà forte, Set 3 magari sarà forte. Hanno buffato anche Jax, quindi magari appunto Karma Reroll sarà decente. Nasus che è un Guardian, Shimmer, Skillbo. Qualche configa magari con gli Shimmer, con Karma Reroll ci potrebbe anche essere, secondo me dipende anche dalla tenda di Shimmer ovviamente. Poi gli item Ryan, questi qua, 4 secondi, ok, buffato il Radiant Vow, ci sta, non era così forte come quello normale. Poi nerfata la Sunfire Radiant e buffato il Gargoyle Radiant, ok, piccoli change. Poi Dragon Imperial sbuffato, ci sta, e Pandora Ban ci dà più gold. Ok, piccoli change che ci stanno, poi, ok, bug fixes, aspetta.
Reverse the champion index when Darkfire is activated from a unit being not present to the board. Ah, sono dei bug questi. Research. Ok, no, sono dei bug. Nina non ha resetti per target dice from damage other than the spell. Ok. Ah, vedi? Nila castava sulla unit più lontana. Ecco perché mandava sempre su Xayah. Mentre ora andrà su quella più vicina. Va bene. Nila's damage. Ok, un po' di buff di cosa Nila? Ok, c'era il bug di Mirage Pirati che ti dava il gold al round di minion. Era un bel buggerone, eh? Bello broken. Più build ok. Quella roba lì, quality of life, cioè in realtà è un buon changer. Se hai build different non vuoi quegli argomenti di mai, ovviamente. È un bel fix però. Ok. Questa è la patch, è finita la patch. Quindi io farei continuare a parlare Mordog. E vediamo un po' allora. Xayah non viene praticamente toccata. Viene nerfato un po' se raging e basta. Quindi Xayah rimarrà sicuramente meta. Deja, nerfato Nunu, sì, ma. Non è nerfato Deja, quindi. Ma in realtà la patch che c'è ora non è brutta. Cioè, ci sta. Un po' troppo forte Kanan, era un po' troppo forte Runo Dragon Master. E Strolio comunque sono state più nerfate. Quindi, secondo me, hanno toccato le cose giuste. Buffa Som, quindi. Già in mesi in realtà qualcuno ne giocava. Non erano super bad. Buffa Som potrebbe farlo entrare in meta. Buffa Shiyu. Avrebbe fatto anche Sifen a questo punto. Perché la combo di Pantheon Sifen dopo il bug fix a Pantheon è molto scesa. Però. C'è Nomsi che si può giocare se è Evoker con Sifen Pantheon, quindi ci può stare. Poi non viene nerfato Olaf, quindi Olaf rimane forte. Sì, hanno fatto pochi change alla fine. Nerfato le comp che erano davvero broken e le altre le ha lasciate così. Vediamo. Anche qualcosa di interessante magari con Set 3, Wukong 3, Karma 3. Quella è la cosa che mi preoccupa di più perché non va fatto. Karma 3, Wukong 3 e Nasus 3. Che potrebbero andare insieme questi se ci pensate, perché se avete Shimmer Scaling, magari uno Shimmer Scaling Roll con i costi 1. Oppure un Jade Reroll, ok? Che fai o Wukong, Karma, Carry. Insomma, un po' di opzioni ci sono, magari anche per delle roll costo 1. E poi che dire? Basta, cioè, secondo me il meta rimarrà più o meno lo stesso. Attenzione alle reroll, che potrebbero tornare. E probabilmente Darkfleet Zeke demolita. Non sarà più così forte. Attenzione a Shoyu, che potrebbe essere decente. Attenzione a Som. Secondo me sono queste le cose. Poi vediamo, ovviamente dobbiamo giocare la patch, dobbiamo aspettare. E niente ragazzi, quindi buona fortuna in questa nuova patch, speriamo sia buona. E vi ricordo ancora di, se volete, lasciare un bel mi piace, condividere e commentare il video. Che mi trovate tutti i giorni su Twitch, o una o le due live. E che vi voglio bene. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima. Bella.